Va bene, io volevo salutare prima per aver avuto questo piacere questa mattina, questo bellissimo pomeriggio veramente che avete illuminato con la vostra presenza. Le nuvole se ne sono andate, la pioggia si è fermata, ciò vuol dire che l'evento porta un contributo importante, anche l'atmosfera partecipa, illuminando questo pensiero che stiamo per affrontare molto particolare questo tema con i nostri pensieri. Io quindi saluto a nome di Giovanni Politano, il nostro sindaco, e insieme alla sua giunta, a tutti i consiglieri, al presidente del consiglio, e ho voluto proprio che fosse svolto nell'aula consiliare questo incontro, proprio perché è importante che queste decisioni, questi momenti importanti che affliggono la nostra società e che sono il tormento di tantissime famiglie, fosse affrontato in questa sede. Quindi consentitemi di ringraziare Loredana Migri, una scrittrice eccezionale, una donna che ha lavorato nel sociale, che è stata vicinissima a tantissime situazioni, che ha scritto un libro veramente particolare, che pur nella frammentarietà diciamo, dei capitoli e dei protagonisti di questo messaggio, ha creato una situazione all'unisono, c'è cioè un unico tema che cammina su questo libro, che è una cosa molto importante, che è proprio l'angoscia di tutti questi giovani e non giovani che hanno attraversato questo momento in cui sono stati tentati dal piacere della droga e dal grande desiderio della droga per dimenticare una situazione grave familiare, per dimenticare un'azione che hanno vissuto o per dimenticare una tensione che non riescono a superare o che nessuno aiuta a superare. Però prima di entrare salutandovi, dandovi questa cosa perché io mi sono entusiasmata quando dice: viaggi al termine della notte. La notte di solito conclude una giornata e quindi sembra che sia terminato tutto, ma al termine della notte lei ci fa viaggiare. E non è una cosa facile. Forse è dal buio che bisogna accompagnare queste persone a tornare a vivere, a rivedere il sole, che loro hanno come un messaggio falsato di una realtà. Accompagnandosi alla droga che purtroppo noi abbiamo un posto molto importante in Europa. Eh sì, perché l'Italia occupa un posto particolare in Europa. Dai 15 ai 64 anni in Europa, dopo la Repubblica Ceca e la Francia, abbiamo il terzo posto e la quarta posizione per la cocaina e la seconda posizione per la cannabis. Cioè, voglio dire, siamo in ottime posizioni in questa negatività e questa è la cosa più grave che secondo me noi stiamo vivendo nella nostra nazione, nella nostra regione e vi dirò anche nella nostra città, perché ci sono situazioni particolari che le famiglie stanno vivendo. Lo dicono gli studi sociali, l'assessorato sociale attraversa sempre, si chiude sempre nelle stanze di questo nostro Assise per dialogare con le famiglie perché i giovani hanno purtroppo questo male che in alcuni momenti sembra incurabile. Lo dico perché porgo saluti di Annalisa Picella, la dirigente proprio degli studi sociali, quindi la funzionario capo dei servizi sociali della nostra amministrazione, che era felicissima di partecipare e di portare il suo contributo, le sue esperienze, le sue note importanti, le sue testimonianze, ma purtroppo ha soprattutto una febbre molto, molto alta. Stamattina era febbricitante, però ha preferito proprio che in ansia a non spingere questa cosa, che ho visto che ho la febbre, non so, non voglio incontrare persone e quindi allontanata da questo incontro, molto molto dispiaciuta. Io quindi volevo salutare prima di tutto anche il tavolo della presidenza, quindi il dottor Giovanni Belletto, il dottor Lucanto,
il dottor Gaetano Marchese, che è psicologo, il dottor Sandro De Simone, psicoterapeuta, e poi la dottoressa Luciana Sicilia, no? Sì. Che leggerà delle pagine importanti del tema, quindi la lettura secondo me ci darà anche una dimensione, anche credo con una voce particolare che ci fermerà e ci farà pensare, ci farà andare in momenti introspettivi molto profondi. Lo dico prima di ascoltarla perché sono certa che sarà così. Così come il dottor Giovanni Belletto, che è dottore in filosofia, e quindi no, però leggerà anche lui. Io poi devo ringraziare tutti coloro che collaborano nella nostra società, come il carcere, l'ASP, tutte situazioni, ecco, nel nostro territorio lavorano quotidianamente accanto. Ecco perché volevo conoscere la dottoressa che era qui in rappresentanza di tutte le psicologhe, le sociologhe che sono qui in questo momento e che lavorano quotidianamente con questa realtà, alla quale noi dobbiamo attingere per vedere cosa possiamo fare. Oltre a essere collegati, c'è naturalmente persone che hanno già lavorato, come la dottoressa Perrotta, persone che lavorano quotidianamente in questo settore, il dottore Greco, che naturalmente è stato sempre nella nostra ASCO con tantissime situazioni particolari delle nostre famiglie e quindi ha seguito attivamente tante realtà. Ritengo quindi che le sociologhe, la psicologa che mi sta ascoltando, abbia delle testimonianze importanti che ci daranno una delucidazione e anche il motivo per cui a volte può capitare. Pare che lo strato sociale di queste situazioni, non è vero che se i ragazzi sono in un disagio economico sono più particolarmente destinati a rifugiarsi nella droga, non è così, perché in molte case di famiglie bene, grandi professionisti, dove il ragazzo dovrebbe essere contento, soddisfatto, perché ha tutti gli agi che può cercare, purtroppo in queste famiglie ci sono situazioni gravissime che i giovani vivono e che quindi sono l'angoscia di tantissimi genitori. Dico questo per dire che probabilmente l'angoscia non viene da un problema economico delle famiglie, ma viene da un problema di disagio interno della coppia e dei genitori che purtroppo non vivono un rapporto familiare. E tutto quello che sembra a volte che cammini benissimo nella casa del mulino bianco e noi andiamo a guardare questa famiglia dicendo ma strano che un giovane possa rifugiarsi nella droga o possa accompagnarsi con degli amici in momenti difficili, possa rifugiarsi nell'alcol perché i disagi non sono la droga, voi me lo insegnate, per dimenticare, per cadere nell'oblio. E se loro cercano l'oblio, il problema più grave, secondo me, lo abbiamo in famiglia. Poi viene consegnato alla scuola, perché poi l'anello congiunzione tra la famiglia e la scuola, e poi credo nelle nostre amministrazioni, nel nostro modo di governare, perché forse dovremmo aiutare i ragazzi a vivere momenti ricreativi nel territorio, sotto controllo, dedicando loro anche degli eventi che possano rilassarli e farli vivere insieme in maniera comunitaria, ricreando quel senso di amicizia che noi dobbiamo ricreare, secondo me, nei rapporti dei ragazzi e dei giovani, perché noi che siamo state una generazione precedente o due generazioni precedenti, abbiamo degli amici che incontrandoci ritroviamo il tempo passato, non sono gli amici a cui siamo legati del cuore. Ho incontrato il dottore Greco 5 minuti fa, la dottoressa Perrotta, mi si è aperto il cuore perché abbiamo un cammino, un passato che ci ha unito, che ci ha fatto condividere e che ci ha dato quel senso di amicizia e di fraternità che la famiglia ci ha consegnato. E noi quindi l'abbiamo trasferita in un fenomeno di transfert nelle persone che abbiamo incontrato, nei professionisti che abbiamo conosciuto, creando dei rapporti di stima, di affetto e di reciproca intesa. Io credo che tutto questo in questo momento a volte manchi alla scuola, manca al distretto come organizzazione, manca a determinati vertici che sbagliano probabilmente e che non riescono a creare questa armonia. E io questo chiedo a voi questa sera,
di darci la possibilità, non dico il passepartout per aprire i cuori o per mettere a tacere, per chiudere questa situazione grave che stiamo vivendo, che purtroppo non è in diminuizione, poi fra un po' mi deluciderete ancora meglio, però credo che non sia in diminuizione, perché il fenomeno della droga, io la posso usare, perché tanto una dose va anche bene, anche questa legge che ha dilatato un attimo questa libertà nel giovane ha i suoi deficit, secondo me, gli ha dato la possibilità di poter attingere e poi il ragazzo non riesce ad avere il tempo necessario, non riesce a dosare, perché voi insegnate che il senso dei giovani è la sregolatezza e voler continuare a provare, e quindi noi ci auguriamo tutto questo. Noi come amministrazione cercheremo in tutti i modi di rispondere alle esigenze dei ragazzi, di creare un ambiente nella nostra città che possa dare serenità, anche un'estate tranquilla, con delle cose che possono entusiasmarli, con degli eventi che possono fare in modo che loro possano vivere in serenità e possono allontanarsi da certi pensieri impegnandoli, ecco, probabilmente impegnando anche la loro mente e il loro cuore in qualcosa di serio. Ciò non toglie che noi ringraziamo le strutture, ecco, diceva prima il dottore, e l'accoglienza che le strutture fanno quando ricevono queste nuove persone che entrano, l'inclusione di questi giovani che entrano nella struttura, e quindi farli sentire non dei diversi, ma soltanto la possibilità di dare loro di ritrovarsi, di ritrovare quell'equilibrio, quel senso introspettivo che secondo me è importante per capire cosa stanno cercando, che cosa vogliono e quello che è purtroppo il senso della vita di questi giovani. Io per questo vi ringrazio, perché so che faremo in modo di divulgare questo vostro insegnamento. Ringrazio tantissimo la dottoressa Nigro per averci dato questa possibilità in quest'aula per far sì che stasera parta, ecco, un messaggio importante da persone autorevoli che sono qui, e con la possibilità di leggere queste letture che secondo me ci daranno anche la strada, che tanta gente avrà modo di assorbirle in maniera diversa e di entrare veramente nel loro cuore, per far sì di trovare la possibilità di una soluzione, non dico una medicina che risolva tutto, ma almeno una strada da poter percorrere insieme per dare la possibilità alle famiglie di non vivere questa angoscia, di non lasciare un ragazzo nella solitudine della sua stanza, con le mani sudate alla ricerca disperata di qualcosa che non trovo, su un computer o stringendo nelle mani questo cellulare, che non è un compagno, non è un amico, ma è soltanto una persona che lo fa sentire tanto solo. Grazie. Buonasera a tutti, io sono Luciana Sicilia, sono qui nelle vesti di operatore sanitario, perché sono un medico, ma soprattutto di figlia, per prestare la voce a mia madre, che ringrazio immensamente. E a tal proposito, a suo nome, voglio ringraziare tutti i presenti, in particolare i colleghi e le colleghe con cui ha condiviso tanto, tante vicende professionali e umane di cui ci ha reso sempre partecipe. Grazie. In un certo senso siamo tutti tossici e intossicati. Poi alcuni la fanno franca, anche vivendo in quel crinale di costante ambiguità e rischio che è la normalità. Altri ci rimettono le penne. Di questi altri, di queste penne, parlano solo l'uno. E degli spartiacque, la famiglia, la scuola, il lavoro, la città, i paesi, i quartieri, le case, dove l'ombra si espande e bracca con voracità coloro che smaniano farsi fino al delirio. Farsi di cocaina, eroina, alcol, hashish, sesso, slot machine, lavoro, web, relazioni. Dopo decenni di riprovazione e stigma sui drogati, è ormai acclarata nella comunità scientifica, oltre che condivisa a più livelli, la definizione della dipendenza quale patologia cronica recidivante a forte imprinting socioambientale.
la patologia, il contesto, l'ambiente. Appunto, l'ambiente urbano. Nullus locus sine genio, recita Servio. Cosenza, invece, come tante belle città italiane, pare aver smarrito il suo genius loci. A Cosenza e nei suoi paesi, come in tante altre realtà urbane e suburbane del sud Italia e del sud del mondo, in mezzo ad una marea romana impegnata nella quotidiana battaglia della vita, c'è, sparuta e residuale per intenzione e potenza, la gens tossica. Persone prigioniere del desiderio, per definizione insaziabile. Ostaggio del difficile e controverso rapporto con la scuola, il quartiere, la città sfuggente, poco inclusiva, quasi ostile, e i paesi claustrofobici, malinconicamente ripiegati su se stessi. È una vita insopportabile, senza lavoro, senza pari opportunità e giustizia sociale, in città, paesi e contrade a loro volta poco sostenibili. Anche Cosenza, come tutte le città, i paesi e le contrade, è assediata da un David of living penoso, da un'incapacità a distinguere la realtà dalla finzione, con cui il virtuale sì e ci insidia. La realtà luccicante e capona dei media, in cui tutto pare possibile, lì, a portata di mano. Anche l'amore, l'amicizia, la passione, la compassione, la solidarietà diventano maschere, simulazioni sotto forma di SNS. Un mondo ingombro di ombre mellifluo. Una pseudo-realtà a cui tuttavia si ambisce a appartenere. Queste città occidentali, disumane, pari ai non luoghi urbani di Marta Auger, dove la solitudine cresce a dismisura, le piazze cementificate, i tantissimi locali dell'effimero, lo spregio e la dimenticanza dei centri storici, i valzer di un benessere inesistente se non per pochissimi. Queste donne, questi uomini plastificati, presidenzialisti tout court, liberi di gettarsi nella mediocre movida cittadina con movenze innaturali e incanti. Sulle loro labbra distratti, quasi forzati sorrisi superficiali, in cerca di conferme effimere, alla fine insipienti. La absent-minded people, la gente distratta, presente a ogni nuova inaugurazione di vie, locali, opere tanto brutte quanto inutili. Gente distratta, dimentica di quanto è lungo, contorto, sviante e difficile il percorso verso l'autenticità. Questa città, queste città hanno perso l'anima ed è uno smarrirsi che viene da lontano, oggi forse accelerato dalla scomparsa nell'agenda politica e sociale del contatto con e tra le persone a tutti i livelli. È inutile nasconderlo, il re è nudo e i nostri cari tossici, con o senza costanza, al pari degli immigrati, dei disabili, dei vecchi, dei poveri, sono la cartina di tornasole di qualcosa che non va e forse, ciascuno per il proprio ruolo e per la propria coscienza, deve avviare una riflessione. Noi operatori della sanità non possiamo e non vogliamo sottrarci a questa responsabilità. Noi che in questa città, in questi paesi, in queste contrade viviamo e in questa azienda, l'Aspe di Cosenza, lavoriamo, ci siamo interrogati su come fare meglio e bene la nostra parte. E abbiamo concluso che ogni azione che abbia finalità terapeutica non può prescindere dall'ascolto dell'altro e di se stessi in relazione al vissuto dell'altro. L'ascolto è davvero centrale in ogni percorso terapeutico. Siamo quindi tornati sul luogo del delitto per sentire le voci dei tossici e degli operatori che hanno cura e custodia. Il tempo dell'ascolto è tempo che cura. Ascoltare è accogliere la verità dell'altro. La medicina narrativa è uno strumento terapeutico potente. La voce di chi parla vibra
e trasmette onde emotive che viaggiano oltre e nonostante il nostro livello di consapevolezza. Queste narrazioni di tante sfilacciate e fluttuanti esistenze costituiscono la trama carnale di questo volume. Vite che di notte danno il meglio e il peggio di sé, a cui davvero noi tutti, operatori, cittadini, paesani, vorremmo volentieri pagare il biglietto per il lungo e gravoso viaggio al termine della notte, in direzione della luce. Ma ci si va a piedi nudi, a volte strisciando, cadendo, perdendo denti e capelli. Non sempre si arriva. Il Dio desiderio è piuttosto esigente. La parola viaggio deriva dal latino viaticum, la provvista necessaria per mettersi in viaggio. Solo più tardi indica, nella sua accezione più moderna, l'azione del muoversi per andare da un luogo all'altro, compiendo un certo percorso. Il nostro viaticum, la nostra provvista, sono state le parole ascoltate, quelle soffocate in petto e quelle sputate con rabbia. È stato davvero un viaggio della notte, e forse per alcuni al termine della notte, una notte spettrale, un lungo tunnel popolato da mostri, dentro e fuori di noi, che al buio, all'ombra della consapevolezza, prendono vigore e azzannano. Tutte queste storie, si mescolano in un sentire intimo con le storie biografiche e professionali di noi ricercatrici e ricercatori della medicina narrativa, quasi a formare un mandala su cui si posa il nostro sguardo curioso e visionario. Sono passati 4 anni dalla fine di questo volume. Come me, che sono scappata in pensione a ottobre 2019, anche questo lavoro ha posto il serio rischio dell'invisibilità. Per me è stata una scelta e una necessità. Per questo lavoro, una profonda ingiustizia, sia per il gruppo che tanto ci ha creduto e investito, ma soprattutto per le persone che raccontandosi si sono affidate a noi. 4 lunghi anni, l'ultimo e il più difficile, mi ha costretto a mettermi nuda, scorticata con la pelle viva, in viaggio al termine della mia notte. Un viaggio che non so quando finirà, né se, quando e come arriverò. L'incontro col dolore ha acuito la compassione e la tenerezza per il dolore degli altri, comunque si presenti nelle loro vite. È stato solo grazie alla generosa intelligenza di Marco Marchese e alle sue officine editoriali da Cleto se tutte queste voci oggi possono essere lette, forse ascoltate, introiettate. Io le sento, sono tutt'uno con la mia. Loredana Nigri, supervisore scientifico della ricerca. Al Magese dell'Istituto Penitenziario di Paola hanno partecipato complessivamente 8 detenuti, con un passato e un larvato presente di tossicodipendenza e alcolismo. La partecipazione è andata crescendo in intensità di volta in volta. Gli incontri incentrati sui topic della medicina narrativa sono stati giocoforza calibrati e quindi influenzati dal feedback con i ristretti. Costante e forte il loro desiderio di raccontarsi, quasi un'impellente necessità. Altrettanto significativa l'attenzione e il rispetto per il narrato degli altri. Anche la prossemica si è in qualche modo aggiustata, o meglio adeguata, alla necessità di essere più vicini e in un certo senso meno condizionati dai reciproci ruoli in gioco, rimanendo tuttavia chiara in noi la consapevolezza del nostro ruolo e del nostro obiettivo. Insomma, si è trattato di incontri autenticamente umani, in cui era palpabile la differente attribuzione di senso e dimensione del tempo tra loro e noi. E non poteva essere diversamente. Il loro è un tempo tiranneggiato da un passato incombente che ne ha determinato la reclusione.
un tempo amareggiato dal rammarico per gli errori fatti e tormentato dall'ansia per un futuro spesso lontano, nebuloso, in ogni caso reso incerto dalle esistenti opportunità lavorative e soprattutto dal terrore di essere ancora una volta ricacciati nell'ombra della dipendenza, ora acquattata, ma che avvertono sotto pelle, perennemente in agguato. Il presente è scandito dai ritmi dell'istituto penitenziario, è un tempo non tempo, sospeso, vuoto di promesse e accadimenti, un'angosciosa e ambigua attesa di futuro. Una parte consistente di loro non è italiana, hanno quindi un'oggettiva difficoltà con la lingua. Abbiamo convenuto perciò che fosse necessario procedere per immagini, la natura con gli alberi, gli animali, il tempo, come approccio a una narrazione condivisa e collegiale sulla loro condizione di ex tossicodipendenti e alcolisti detenuti. Riportiamo quindi le suggestioni emerse sotto forma di una sorta di racconto per frasi degli incontri nella stanzetta della scuola dell'istituto penitenziario. In realtà non crediamo che il racconto riesca a trasmettere appieno quello che in termini di contatto umano è passato tra noi professionisti della medicina narrativa e loro, i detenuti ex tossici, detentori di un sapere esperienziale complesso e di una sapienza antica, collegati ai riti delle loro terre di provenienza e alla sacralità degli affetti lasciati, ora lontani e per alcuni persi per sempre. Anche noi, per l'ultima volta, lasciarli all'istituto penitenziario e salutarli è stato difficile. I loro sguardi, le parole dette e quelle taciute ci hanno fatto riflettere a fondo su quanto sia centrale in ogni discorso terapeutico restare umani. Siamo usciti dall'istituto penitenziario come imbambolati, sopraffatti da un senso di impotenza. Siamo rimasti in silenzio per più di un quarto d'ora e poi una volta in macchina abbiamo dato la stura al nostro dolore. Sì, dolore, non c'è un altro termine per descrivere la sensazione di angoscioso smarrimento che ci ha colti nel salutare Adil, Nicola, Basil, Fahad, Idris, Imran, Giorgio e Francesco. Ancora adesso che scrivo, dalla mia comoda postazione in asco, riecheggiano le loro voci e i loro occhi nei miei come spine nel cuore. E allora, per favore, restiamo umani. Restare umani, non indifferenti, apatici, chiusi nel nostro piccolo recinto pseudoprofessionale, abbarbicati alle nostre ridicole certezze. Restiamo umani. Restiamo umani. Loredana. Questa notte mi sono chiesto se sono pazzo, invece l'altra notte se sono normale. Chiedo a me stesso questa cosa ormai da parecchie notti insonni che sto passando. Non sono assolutamente in grado di dare una risposta. Vorrei tanto avere il coraggio di dire a me stesso che tutto andrà bene e che questa brutta storia prima o poi finirà. Vorrei avere fede in Dio, ma purtroppo l'ho persa da tempo. E allora cerco di trovare la forza di ingannare me stesso, ma anche questo non posso farlo. Ma se non trovo la forza di ingannare me stesso, come faccio a ingannare mia moglie e le mie meravigliose bambine che non mi conoscono? Non lo so, a volte mi chiedo come faccio a essere un buon padre quando in verità un padre non lo sono mai stato. Rifletto su questi cupi pensieri che mi circondano e poi arrivo alla soluzione. Non mi sarà mai possibile essere un buon padre, un buon figlio, un buon marito. Tutto questo perché io sono ormai vuoto. La mia speranza è morta e la mia anima ormai si è suicidata da diverso tempo. Ormai è rimasto soltanto un corpo. Può allora un corpo senza anima fare qualcosa di buono? No, non questo mio corpo stanco. Vorrei tanto dirvi che andrà tutto bene, che questa storia prima o poi finirà e io avrò la forza di essere tutto ciò che ho desiderato di buono essere, detenuto da me. Noi siamo come alberi, con radici che vanno lontanissimo, ma nella mia vita vanno in una direzione sbagliata. Alberi, radici e sogni. Da noi in Marocco ci sono alberi di alberi e in Algeria tantissimi alberi di lupi. Noi siamo come gli alberi, con radici che vanno lontanissimo, ma nella mia vita vanno in una direzione sbagliata. La vita è piena di difficoltà per uno straniero come me, come noi. Noi sogniamo di vedere realizzati alcuni desideri, una vita equilibrata, una vita pulita, senza problemi con la giustizia, lontana dai guai. Questo è oggi il mio desiderio. Sono da 15 anni in Italia,
il sogno italiano. Sono arrivato dopo 2 giorni di viaggio. Dal centro del Marocco sono passato per la Spagna, la Francia, per poi giungere a Torino e poi a Bologna. Ah, era bellissimo, come quella dei desideri. Avevo 20 anni, ora ne ho 37. C'erano i miei parenti, lavoravo con una ditta che asfaltava le strade, poi la crisi, mi hanno licenziato. Ho perso il lavoro, sono scaduti i documenti per il permesso di soggiorno. Non potevo rinnovare perché non avevo lavoro. Poi sa come succede, prova qua, prova là, e poi non puoi più staccare da quella strada senza uscita. Mio padre era un muratore, beveva. Negli ultimi 3 o 4 anni ho cercato di smettere di bere e sniffare, ma non ho avuto alcun aiuto. A Genova c'è la mia sorella, non la sento più, non ci parliamo più. Lei è sposata con figli, mi diceva di smetterla con questa schifezza. L'Italia deve essere il mio posto, il posto giusto. Ti senti solo in carcere, non ti aiutano come in famiglia. Mio padre, mio fratello, mio nonno, mia sorella, Genova, i nipoti. Non li vedo da 2015. Ma è andata bene, mi sento sollevato. La droga ti fa perdere tempo. Vorrei andare fuori dall'Italia, o a casa mia, o in Nord Europa. Non ho tempo da perdere per la mia salute. Mi sento vecchio. Magnifici questi ragazzi, questi due ragazzi, è bellissimo, tra l'altro. Prima di passare la parola ai nostri due relatori, il dottor Marchese e il dottor Belletto, il dottor Sandro De Simone, volevo innanzitutto, credo a nome di Loredana Righe e di tutta l'equipe che ha curato questo libro, questo volume, che ha fatto questa ricerca, ringraziare la vice sindaca che oggi rappresenta qua il comune di Paola in questa bellissima location, devo dire, del comune. Mi fa sempre piacere quando incontro delle donne come amministratrici, devo dirlo, con soprattutto donne che hanno poi un ruolo così importante come quello di vice sindaca e di assessore alla cultura. Spesso la cultura è sottovalutata e non viene percepita come produttiva. In realtà è un grande aspetto dello sviluppo della nostra regione che dovrebbe andare in questi termini. Prima ancora volevo fermarmi su una frase che ha ripetuto più volte leggendo l'introduzione della Ligri: restiamo umani, restiamo umani. E volevo invitarvi, prima di continuare, a fare un minuto di silenzio per le vittime del naufragio che c'è stato al largo della Turchia, tra cui credo anche 100 bambini. Grazie. Allora, il volume che presentiamo oggi è frutto di una ricerca, come dicevo prima, di una ricerca che ha attraversato vari campi interdisciplinare, si può dire, no? Andava dalla sociologia qualitativa, alla psicologia, alla medicina, eccetera.
2019 è svolta nell'ambito delle dipendenze, come si è capito. L'attenzione è stata rivolta ai tossicodipendenti e ai dipendenti senza sostanza trattati dal SERD di Cosenza, a quelli inseriti anche nel percorso riabilitativo delle comunità terapeutiche del Delfino di Cosenza, il Castigliano Cosentino, ma anche qui a Paola, nell'Istituto Penitenziario di Paola, seguiti appunto i tossicodipendenti seguiti dal SED di Paola. Dunque non è la prima ricerca che è stata fatta, perché nel decennio, diciamo, dal 2009 al 2015 è nata e sorta nella nostra ASL, proprio per volontà, dobbiamo dirlo, della nostra Rita Scelo, che è Loredana Nigri, è sorta questa equipe di ricerca in medicina narrativa, una cosa abbastanza nuova, no? Che ha prodotto, che ha coinvolto tantissimi operatori, assistenti sociali, medici, psicologi, anche amministrativi, e che ha prodotto vari volumi. Ve li elenco, le relazioni pericolose, aiutare stanca, aiutare cambia, che è un libro sul lavoro degli assistenti sociali, la linea d'ombra, la relazione sull'aiuto controverso, metamorfosi, medici che si ammalano, quindi abbiamo esplorato anche il campo dei medici, come vivono la malattia i medici, no? L'argento vivo, storie di anziani non autosufficienti e di medici, infermieri e familiari che ne fanno cura. Quindi abbiamo un po' attraversato tutto l'aspetto, diciamo, delle categorie sociali. Io volevo un po', non voglio molto dilungarmi perché darò subito la parola ai due relatori, però io dico che questa è stata un'innovazione fortissima nella nostra azienda sanitaria. Questo centrare la cura non più sull'evidenza, no? La medicina basata sull'evidenza, quindi solo sul basarsi sui corpi, solo sui sintomi, o addirittura su pezzi di corpo. Oggi ho visto un periodo, oggi ho curato un insomma, addirittura oggi in una percentuale molto elevata di casi si fa medicina difensiva, cioè i medici si sono chiusi in se stessi rispetto alla possibilità di essere denunciati. Quindi fare questa cosa, no? Riportare la medicina al suo lato umano, al suo lato relazionale, appunto com'è la medicina narrativa, è stata un'impresa secondo me rivoluzionaria che andrebbe ripresa in tutte le ASL, sulla quale bisognerebbe fare formazione massiccia proprio, e credo che questi 5 volumi di cui vi ho parlato, si può partire da questi 5 volumi, perché tra l'altro la Calabria all'interno del movimento italiano, no, è stata una delle regioni, grazie appunto alla nostra equipe di ricerca, mi ci metto anch'io, guidata da Loredana Nigri, che ha permesso appunto di far fiorire questa nuova metodologia. Niente, è una metodologia che si basa sull'empatia, sul rapporto umano tra medico e paziente. Non solo, è una metodologia che cambia anche l'operatore nel rapporto con la relazione terapeutica con il paziente. E quindi è tutto un altro modo di vedere la medicina, di vedere il mondo dei malati. Il mondo dei malati. I malati sono persone, non sono solo corpi, non sono solo pezzi di corpi, sono persone che vivono la malattia con sofferenza, e quindi a volte anche solo, non so chi l'ha detto, ma solo anche stringere una mano a un paziente può essere per un malato una grande risorsa per guarire. Ecco,
l'augurio è che la medicina narrativa possa, la metodologia basata sulla medicina narrativa possa farci uscire da questa notte, come diceva la vice sindaca, da questa notte, dal tunnel di questa notte, vivere e guarire in modo innovativo. Ecco. Io adesso lascio la parola al dottor Gaetano Marchese, psicologo, psicoterapeuta, ricercatore, che è uno dei membri dell'equipe che hanno fatto questa ricerca. E il titolo del suo intervento è Sbarre dentro e fuori di noi, l'esperienza nel carcere di Paola. Grazie, prima di iniziare volevo ringraziare la dottoressa Maria Pia Serramone, vice sindaco, che ha accolto un po', anzi so che ha sostenuto questa nostra riflessione un po' su quello che abbiamo fatto. Perché ogni volta che parliamo di queste cose, mi trovo sempre in grande difficoltà perché non so cosa dire, non so cosa poter dire, perché quello che rimane è sempre un po' l'esperienza di ognuno di noi. E poi voglio fare una riflessione partendo proprio sul concetto di sbarre, sbarre interiore e sbarre interiore, no? Quelle interiore sono molto più forti del ferro, no? Perché attengono ad una modalità esistenziale che è legata al pregiudizio e probabilmente anche alla non conoscenza, no? E il pregiudizio e lo stereotipo sono elementi che appartengono all'inconscio, quindi sono delle difese arcaiche, no? Quando noi ci difendiamo dallo sconosciuto, dallo straniero, mettiamo in moto meccanismi di questo genere. Husserl diceva una cosa bellissima: se tu non conosci l'altro, anche il prossimo vicino a te, colui ti sta accanto, un abisso di separa. Quindi il problema è di non solo di mettere delle sbarre fisiche, ma di togliere quelle interiori, quelle vuote. Queste è un po' come le barriere architettoniche. Le vere barriere architettoniche non sono quelle fatte dal cemento e della schifezza che facciamo noi nella cementificazione delle città, che le rendiamo anonime, periferiche, periferia dell'esistenza, no? Che abbiamo perso ormai il senso della comunità. Una volta c'era la chiesa, intorno alla chiesa la piazza, e quella è la qua, era il luogo dove ci si trovava, no? Oggi invece no. Si fanno strade, si fanno cementificazioni così, si cementifica il mare addirittura, no? E in qualche modo poi pensiamo che basta abbattere un muro o fare una passerella, e quella abbiamo fatto le barriere architettoniche per i soggetti diversamente abili, no? No. Quelle non sono barriere smontate, quelle sono barriere puramente virtuali, perché se non lavoriamo sull'elaborazione interiore di queste barriere, se non abbiamo questa dimensione di consapevolezza, che la diversità abita in noi, ci appartiene, è nostra, ognuno di noi è diverso dall'altro. C'è una bellissima frase di Kevin che dice una cosa bellissima, dice: ognuno di noi è come un fiocco di neve, che sono miliardi di fiocchi di neve, ma ogni fiocco di neve è unico, è ripetibile, ed è impensabile che uno lo possa riprodurre. Anche dal punto di vista chimico è difficile riprodurre nello stesso modo. Quindi ognuno di noi è unico, è un universo, un mondo a sé, no? C'è il mio maestro, il professor Cavieri, che diceva una cosa: c'è mondi, corpi ed esistenze, e le usava al plurale, le declinava al plurale. Perché? Perché ogni mondo è un mondo e ogni mondo è una diversità. E ogni università è infinita, no? Perché ha modalità diverse, uniche, irripetibili, con cui si esprime. Ed è così che noi non morimmo a stento. No, no, io dico che noi morimmo a stento, stiamo morendo a stento. Quando vediamo 600 persone affogate e l'Europa che guarda ed è indifferente a questa morte preannunciata, perché queste sono morti preannunciate.
Mi sembra di ritornare al periodo in cui c'era il nazismo, in cui tutte le potenze d'Europa negavano l'olocausto, negavano i campi di concentramento, eppure li avevano attaccati alla camera da letto. Lo sapevano tutti perché l'olocausto non inizia con gli ebrei, inizia con i malati di mente, perché i primi ad essere uccisi e decimati sistematicamente con il progetto vite non degne di essere vissute sono stati i malati di mente, gli omosessuali e gli handicappati, perché le vite erano degne di essere vissute perché? Perché non producevano economicamente, e siccome Hitler aveva bisogno di un'economia forte perché si doveva armare, quindi chiamò gli psichiatri e lavorarono a cottimo per uccidere 10-15 mila persone al giorno, no? Malati, uccisi da coloro i quali, dai curatori che avrebbero dovuto tutelarli, tant'è che la storia ci ricorda un passo importante che poi ritornerà anche nella nostra relazione. C'era un psichiatra, c'era stato un grande psichiatra, un psicanalista, un certo Sigmund Freud, che aveva contestato la guerra e aveva preannunciato che ci sarebbe stata la guerra, e per questo Hitler lo segna sull'agenda nera per ucciderlo, brucerà i libri in piazza, cercherà di farlo rapire, tant'è che gli americani, gli inglesi lo rapiscono e la figlia Anna, che non era a casa, pensava che l'avessero preso i tedeschi, lo raggiungerà a Londra, morirà lì a Londra nel 39, e aveva già intuito. E la cosa più importante è che anche lo stesso Jaspers, che era un altro grande psichiatra, uno dei più grandi psichiatri di tutti i tempi, aveva in quel periodo, che era presidente dell'ordine degli psichiatri, rifiutò questa cosa e fece un intervento durissimo nell'assemblea dei psichiatri nazionale, che venne riportato e quindi Hitler lo scrisse sull'agenda e tanto per uccidere. Scappò in America, alla fine della guerra il popolo tedesco, che aveva bisogno di recuperare una certa democrazia, che cosa fa? Tutte le personalità che aveva recuperato, che erano rientrate in Germania perché il nazismo era crollato, individuare la presenza della persona di Jaspers, il futuro presidente della Repubblica Tedesca. Andarono a casa in delegazione, gli dicevano, ma rifiutò la presidenza della Germania dicendo che ancora non aveva pagato la colpa di non essere intervenuto a fermare questo genocidio. È quello che noi facciamo oggi, che fa l'Europa, che è testimone della morte annunciata nel mare, il mare nostro, il Mediterraneo, un mare di cultura, di civiltà, di accoglienza, il diverso, lo straniero, era accolto perché era considerato sacro, perché era colui che portava novità nella terra, portava conoscenza, sapienza, addirittura gli si offriva il posto più importante a tavola, in alcuni popoli addirittura gli avevano in piedi e lo ascoltavano, come fece Ulisse alla corte di Antigone, no? Quando veniva curato e raccontava la sua storia. Ma qui c'è poco da raccontare, c'è un inganno più grave del capo di Troia, che è terribile. E quindi noi qui siamo a fare questo discorso. Questo mare è diventato una torre, dove non sono soffriti solo i morti, dove è seppellita la nostra coscienza. Martin Heidegger scrisse nel 42 un pezzo sublime sulla cultura europea, che dice che se la cultura d'Europa non prende coscienza dell'umanità e della possibilità di parlare e di essere insieme nel dialogo, nell'apertura, allora l'uomo è solo piccolo di andare incontro alla morte. Temi completamente aboliti. In nome di che cosa? In nome del falso progresso? In nome dell'uccisione delle cose? In nome del virtuale? Della potenza dei mass media? Della potenza dei computer? Del metaverso con cui vogliono curare i pazienti, vogliono curare la ferita, che non è una ferita del corpo, assolutamente. Le malattie non sono una ferita del corpo, sono una ferita dell'anima. E il corpo senza anima non ha senso. Ma possibile che non riusciamo a capire la lezione anche di Cartesio, che aveva diviso le cose? Un corpo si incarna e diventa anima, altrimenti la malattia
non ne ha consapevolezza. E anche il drogato, il tossico più tossico, riconosce a quel corpo non la sofferenza fisica, riconosce a quel corpo anche in astinenza la sofferenza psicologica che appartiene all'anima. Non la potete chiamare anima, la vogliamo chiamare psiche, la vogliamo chiamare mente, la vogliamo chiamare sé, la vogliamo chiamare io, ma è sicuramente qualcosa che è al di là del corpo. Il corpo è senziente, è ontologico, è trascendentale, comunica, dice, specialmente il corpo tossico. E allora che succede? Succede che noi facciamo due cose importanti, interessantissime, no? Abbiamo fatto un volume che secondo me è molto importante. È importante non perché abbiamo scritto delle cose belle, è importante perché abbiamo toccato degli argomenti che vanno in putrefazione, altrimenti. Io credo che noi dobbiamo mettere questo cancro davanti a noi, lo dobbiamo affrontare. I curatori possono curare? Se non sono curati? E coloro che noi curiamo possono ricevere cura da noi che non abbiamo la sensibilità di capire che oltre quel corpo, oltre quel disagio c'è un'anima, c'è una sofferenza, c'è un vissuto, c'è una sua narrazione, c'è una biografia. Quando noi diciamo biografia, ci riferiamo non al corpo, ci riferiamo al vissuto, al transitare, nel mentre noi andiamo nella vita, noi narriamo noi stessi. E narriamo noi stessi mentre camminiamo, mentre facciamo l'amore, mentre piangiamo, mentre ci disperiamo, mentre giochiamo. E tocchiamo l'utopia del gioco, lo spazio dell'utopia, dell'ideale. Così come nella malattia tocchiamo l'utopia. Sono così difficili questi argomenti. Sì, sono difficili perché presuppongono che tu devi stare lì a pensare, che tu devi stare lì a metterti in ginocchio, a guardare il bambino e l'uomo alla stessa altezza, non dall'alto dello scrigno come qui, che sono, io perché sono piccolo e sono più grande di loro, ma perché guardarlo negli occhi significa avere uno sguardo umano, significa accarezzare la presenza dell'altro, riconoscere l'alterità, non la diversità, l'alterità, che è una cosa ancora più importante. Vuol dire che quell'uomo non solo è una diversità, ma è un uomo che ha una trascendenza, perché va al di là di quello che è lui come presenza umana, perché dice cose che noi non sappiamo capire e che rimangono tracce dentro di noi. E allora qui è importante la medicina narrativa. È importante la medicina narrativa, e ha fatto bene a guardarla, no? A fare questo impegno, perché l'ha recuperata dall'archeologia in cui la si volta. Attenzione, noi viviamo nella Magna Grecia. La ricchezza della Magna Grecia è sepolta. La grande Sibare era simile a Roma ai tempi di Augusto, 320.000 abitanti, Roma ne faceva 370. Era più ricca di Roma. Eppure adesso c'è la nientificazione, no? L'oblio assoluto, la cancellazione della memoria storica. Perché? Perché queste archeologie è stata dissepolta dal desiderio di guardarla, e anche da qualche idiota come noi che in qualche modo ha creduto questa cosa, perché forse c'è necessità di recuperare una dimensione umana, no? Ma io mi chiedo, noi che lavoriamo in questo campo, abbiamo mai letto il testo di Freud, di Jung, ma quindi già faceva una medicina narrativa, ma una medicina narrativa altissima. Che cosa abbiamo inventato se non il segreto del cucinato? Il problema è farla diventare un metodo, no? Farla diventare un metodo. E allora ecco questo libro perché è importante. È importante perché questo libro è un'ascia, no? Che noi possiamo utilizzare per rompere il mare ghiacciato delle indifferenze, no? Proprio di quella similitudine che ci appartiene, no? Per cui se non siamo risvegliati da qualcosa di importante, noi non ci svegliamo dall'altro cuore, dalla dimenticanza, no? Perché siamo tutti vittima di una società ormai che guarda solo il ciclo delle cose, guarda solo il virtuale, no? È una società mercificata, nullificata, nientificata, dove il nichilismo alberga dentro di noi,
No, non è solo nei quartieri, nelle città, nelle periferie esistenziali, dolorose, nei marco di cella, periferie, in un luogo, no? Ma quell'empirismo è talmente radicato dentro di noi che è diventato un elemento importantissimo, è diventato l'elemento più importante e più significativo perché in qualche modo abita dentro di noi, ci appartiene profondamente. E forse non ci rendiamo conto che abbiamo bisogno invece di riflettere su questa cosa, se vogliamo recuperare la dimensione umana, se vogliamo cioè recuperare questa dimensione. E allora perché è importante il testo? Il testo è importante per questi motivi. E poi perché personalmente, avendo condotto un'esperienza in un luogo bellissimo nel carcere di Paola, ci sono delle cose che mi hanno toccato profondamente. Avevamo un progetto, avevamo un'idea, una programmazione, si dice, no? Poi l'incontro con l'altro non è mai pacifico. L'incontro con l'altro è uno scontro. Lo sguardo dell'altro mi può pietrificare se non lo riconosco. Diventano gli occhi della gorgone in qualche modo. E allora l'inferno sono gli altri, cioè Sartre. Se io non ho questa capacità di incrociare lo sguardo della gorgone, oppure di mettere uno scudo specchio per difendermi, probabilmente io non posso programmare niente, non posso dire niente. Non posso ascoltare niente, non solo guardare, ma non posso ascoltare. E allora qui entriamo, rituale su rituale, senti, eppure il rituale è qualcosa di importante da questa antropologia, perché coniuga la terra e il cielo, no? E il rituale ha questa grande capacità di coniugare il giorno e la notte, il sacro e il profano, no? Nella terra nostra, in cui direbbe De Martino, il sincretismo pagano cristiano è fortissimo. Il rituale è documenti, porti documenti. Entri, rumori cupi delle sbarre, delle porte di ferro che si aprono. Entri e senti il rumore delle porte che sbattono e odi l'eco dei passi mentre cammini in corridoi lunghissimi, colorati di un verde che va una schivezza totale, no? Prima di entrare in un posto che non è una classe, che non è una biblioteca, ma è una stanza anonima, fredda, fredda proprio come il cuore nostro che in quel momento arriva. Ci siamo guardati, ci siamo. Beh, poi l'entusiasmo, la curiosità, no? La voglia, la meraviglia di trovare gli altri, di capire gli altri. E iniziamo il lavoro con una cosa incredibile, è successa una cosa incredibile. Qualcuno viene e ci dice che non poteva venire, che non c'era. Qualcuno viene con Ulisse. Io non sono nessuno, e nello stesso tempo dalla sua presenza, no? No, lui ci dice, io non posso, non ci sono. Però sono venuto a dirmi che non ci sono, cioè è una cosa incredibile perché uno può fare altre cose. Entrano e conosciamo delle persone incredibili, delle persone che vengono dall'Africa, dalle paesi più varie, dalla Bulgaria, dai paesi dell'est, ma soprattutto africani. E ci danno che cosa? Delle loro matrici storiche, antropologiche, dei loro riti, delle loro tradizioni, della loro sapienza, della loro cultura. E ci parlano degli ulivi, gli ulivi. Gli ulivi del Mediterraneo, uno degli alberi più espressivi di tutti, a cui Van Gogh ha dedicato milioni di quadri, le cui radici affondano nella terra e che ispirano il vento, e ispirano il senso dell'equilibrio sulle colline. E ci parla dell'asino che è sacro in Oriente, perché nei luoghi dove si deve tracciare il sentiero viene lasciato l'asino libero che c'ha. Un equilibrio incredibile e l'asino trova la strada più utile, più adeguata, più equilibrata. Non è vero che lo scansatino, no, no, è un grande lavoratore, solo che sa amministrare le sue forze, dà equilibrio e ci parla delle vite, ci parlano del desiderio della libertà, dell'autonomia. Non ci parlano dei danni, ce ne parleranno dopo. Ci tengono a farsi conoscere come persone. Questa è la cosa straordinaria. E quindi iniziamo un lavoro, una lotta, un corpo a corpo, respiro con respiro, sogno sul sogno, disegni, parole, scritti, fantasie, questi detenuti che incominciano ad entrare dentro di noi, ad essere loro, professore di maieutica rispetto a noi che diventiamo a nostra volta spettatore e il gruppo si forma. Diventa un corpo unico, una matrice, un corpo gruppo in cui non ci sono operatori e detenuti o pazienti, ma è un gruppo di persone che si incontrano in un luogo, in un luogo cioè dove la
pensate, un po', invece sì, la prendo, faccio fare un buco, un luogo sul mare che non viene, la cui vista che è meravigliosa, il mare è sinonimo di vita, di conoscenza, di cultura, a cui viene negato lo sguardo a queste persone perché hanno costruito un muro, un recinto, un cemento, come a colpevolizzarlo, a renderli sempre più terrificamente colpevoli, deve sbagliare. Come a dire, non c'è viaggio al di là della notte, dovete stare in questa notte buia, a parlare piuttosto che. No? E la cosa più seria succede così, succede che queste persone però con la loro fantasia riescono a scrivere, ci presentano le loro poesie, i loro disegni, i loro progetti di vita, ci parlano della famiglia, degli amori mancati, degli amori bruciati, delle ferite, delle assenze, delle morti. E tutte quelle cose non sono le loro, sono anche le nostre. Se le abbiamo sentite è perché loro hanno riverberato in noi le nostre ferite, i nostri lutti, le nostre curiosità, la nostra fantasia. Terminiamo, l'ultimo giorno è il momento più importante, più delicato. Non è il primo giorno il momento più delicato, perché all'inizio uno va con l'entusiasmo, è l'ultimo giorno il momento più importante, perché capisci il senso del tuo andare, del tuo transitare. E l'ultimo giorno è terribile, perché il rituale si ripete, stavolta il tempo è più dilatato, siamo sospesi. Abbiamo un nodo alla gola, ritorniamo e siamo in silenzio, ma accade una cosa incredibile. Accade che al di fuori, nel cortile dove noi lasciamo le macchine, c'è una bellissima vista sul mare. Le macchine possono guardare il mare, le persone no. Ma non è finita. A largo c'è una grande nave, intorno ci sono tutta una serie di nave che intorno. La metafora del nostro gruppo. Un gruppo che è sconfinato, che è arenato, che ha bisogno di soccorsi. E lì la metà del nostro gruppo. Improvvisamente si è aperto un cielo blu nella testa. Ne abbiamo parlato, ne abbiamo discusso, dopo un lunghissimo silenzio, dopo lo scacciare delle macchine, rompeva una musica interiore, che era la musica di quei corpi, lì, in quella stanza, in quell'anonima stanza. E siamo ritornati. Allora, sentinella, è giunta l'ora. È un pezzo bellissimo della Bibbia. Sentinella, è giunta l'ora. Sì, è giunta l'ora. È giunta l'ora in cui noi dobbiamo necessariamente dare senso alle cose. E come si può dare senso a questa storia? Come si può dare senso a questa dimensione così profonda, così significativa? Beh, recuperando una cosa importante, significativa, la presenza dell'altro e la domanda che si poneva il grande Jaspers. La domanda era questa, perché lui ha toccato il fondo del pensiero più profondo, più simbolico, più astratto, più metafisico che l'uomo possiede, il pensiero schizofrenico, che ha un problema che vede con l'identità, non con le allucinazioni, è un errore gravissimo, ma il paziente schizofrenico si pone una domanda: chi è, che cosa fa in questo mondo che non gli appartiene, e chi è l'altro che non conosce, perché non si riconosce, e quindi è autenticamente vero. E la domanda era di Jaspers: può dal fondo buio brillare con una luce? Una domanda metafisica profondissima. Ogni volta che leggo il nostro testo io la ritrovo, come a dire, viaggio al termine della notte, o nella notte più buona, no? E allora sì, capisco il senso, capisco che per dare risposta a questo abbiamo necessità di una cosa semplicissima, eppure nello stesso tempo la cosa più complicata del mondo. Né una goccia di acqua è custodito il segreto del mondo. Del nostro mondo, nella parola condivisa, nella parola dialogante, nella parola nuda, nella parola aperta, nella parola che riscalda il cuore e custodita la dimensione di dare risposta a questa cosa. E chi ci dà questa risposta? Ce l'ha detto in una bellissima favola. Un giorno il re esce sulla foresta e incontra un serpente. Davanti a una grotta
sulla coda, era un cobra. E gli dice, tu che fai qui? Quello gli dice, maestà, io custodisco il mio tesoro. E lei dice, ma perché? Questa è la mia terra, ma questo è il mio tesoro, questa è mia. Ah, dice, perché? Qui c'è, sì, in questo faccio c'è il mio tesoro. E non esce mai, dice, per questo video. Vai, sì, esco, maestà. Perché cosa esce? C'è qualcosa di più importante dell'oro? Sì, maestà, esco, perché più importante dell'oro è anche l'aria, la luce, il sole. Altrimenti io non vedrei. Allora il re scende la cavalla, si rende conto che ha interlocutore molto attento, molto intelligente, e gli dice, benissimo, sai tu dirmi se c'è qualcosa di più importante della luce? Allora il serpente esce completamente fuori, lo guarda dentro negli occhi e gli dice, maestà, più importante della luce è la parola. La parola è l'unica cosa che ci permette di capire che l'io e il tu costituiscono il noi, il questo, l'esserci, è la piena autenticità del divenire. Senza la parola noi non chiamiamo l'altro, e senza l'altro non c'è inconscio, non c'è nulla. L'altro è lo specchio della nostra identità. L'altro, nell'altro ritroviamo parte di noi, e l'altro ritrova parte di sé in noi. È in questo gioco che noi costruiamo la nostra identità. E allora essere insieme nel mondo significa questa cosa. Allora la risposta è qui, se c'è la parola c'è una speranza. E vi chiudo con una frase del più grande, più ovvio, degli ultimi 500 anni, che vince il padre del nichilismo, della perdita di valore, che dà la definizione più bella, più armonica, più meravigliosamente creativa della speranza. E dice così, la speranza è l'arcobaleno gettato al di sopra del ruscello precipitoso e repentino della vita, inghiottita più volte dalla spuma e sempre di nuovo ricomponentesi. Continuamente lo supera con delicata bella temerarietà proprio là dove lo regge più selvaggiamente e pericolosamente. E allora è questa la risposta. La luce dal fondo buio della notte può brillare se c'è la parola, perché la parola è speranza. Il nostro grande Annuzzo, come lo chiamano le danze, grande psicologo. Io adesso do la parola a, non a un ricercatore ma a un intervistato, giusto? È stato da noi intervistato perché è importante anche acquisire l'esperienza delle persone che quotidianamente lavorano con i ragazzi tossicodipendenti, le persone tossicodipendenti. Sandra De Simone è una psicologa e psicoterapeuta, ha lavorato sia al set di Pala che anche di Cosenza. Lavora. Lavora. Prego. Allora, grazie per la parola. Intanto volevo ringraziare la dottoressa Nitri per la possibilità di essere qui, la dottoressa Serrano che ci ha così accolto e sembra abbastanza, come dire, interessata a questi argomenti che sono un po' nostri, perché io penso alla frase di prima, restiamo umani, e restare umani insomma non è così semplice. Intanto volevo ringraziare anche il dottor Marchese, perché io sono un po' in imbarazzo perché non ho la sua dialettica, quindi dovete accompagnarvi di un discorso più, diciamo, più contenuto. Restare umani, e questi sono argomenti un po' difficili, perché? Perché intanto stiamo vivendo una trasformazione. Stiamo passando dalla società e dalla cultura dei contenuti alla società dell'immagine, delle icone. Una società che si basa su informazioni, su aspetti molto fluidi, e, come dire, che non possono essere fermati. Mentre, diciamo, la cultura che conosciamo si basa sui testi. Il testo non cambia da un giorno all'altro,
l'informazione di cui ci nutriamo tutti oggi è un'informazione un po' fluida e c'è anche il tentativo di cambiare un po' le personalità dei soggetti. Ho sentito anche nelle notizie che si parla, credo, in alcune scuole americane dove si tende a invogliare i bambini a cambiare sesso se si sentono o si vogliono affrontare questa esperienza. Io credo che bisogna mantenere un attimino una barra di controllo, perché siamo in un periodo molto critico. C'è una problematica di chiusura e c'è una problematica che ci riguarda per il lavoro che è stato fatto, che è un lavoro secondo me innovativo, coraggioso e che cerca di riportare l'attenzione, il valore e il significato della comunicazione non solo nel terapeuta, ma anche nella vita di tutti i giorni, nella relazione con l'altro. Perché credo che nelle scuole bisognerebbe anche insegnare a comunicare, perché non c'è questa possibilità. Esiste l'omologazione, esiste l'imitazione, ma diciamo così, non si affronta qualcosa che è molto essenziale, che può essere la comprensione della comunicazione in sé, che è importantissima per l'incontro con l'altro, ma è importante anche per conoscere se stessi. Quindi, diciamo, ha una doppia faccia. E la comunicazione è quello che ci permette di creare una società di incontro, anche di scontro, perché no? Perché poi la comunicazione si rifà alle idee delle persone che, diciamo, possono cambiare, possono confrontarsi. E prima il dottor Marchese parla del mare, della conoscenza. I primi importatori sia del commercio che della conoscenza furono i marinai, che passando da porto in porto portavano nuove conoscenze nelle popolazioni. Addirittura qualcuno parla della possibilità che i fenici siano già stati in America molto prima di Colombo, vabbè, questo però, diciamo, è da verificare. E quindi la comunicazione è molto importante e noi lo scopriamo in ambito terapeutico, perché qual è un aspetto molto importante? Quello di incontrare la persona e accoglierla, accettarla. Che significa? Significa anche un pochino uscire dai protocolli canonici dell'aspetto sanitario, dove, diciamo, ci sono dei limiti, delle cornici che in un certo senso possono anche limitare l'incontro con l'altro. E per quanto riguarda il disagio mentale, questo ci aiuta tantissimo, perché intanto ci pone sul piano di parità con l'utente, che deve essere ascoltato attivamente e soprattutto non deve essere giudicato, perché, diciamo, sono regole che possiamo ritrovare anche nella società civile, ma oggi è un po' sottotono in questo senso, perché c'è una grande evoluzione della paura, della rabbia, dell'aggressività. Sentivo l'altra volta dei problemi che sono proprio qui nella città di Paola e non possiamo non considerarli. È un aspetto molto importante, anche perché questi tipi di patologie, come dire, fino a pochissimo tempo fa
erano supportate dall'idea dello stigma della persona. Il tossico dipendente è qualcosa che fa paura. Perché? Perché c'è involto anche la paura della contaminazione, così come era per la malattia mentale, no? Si ha paura di qualcosa che difficilmente si riesce a conoscere completamente. È sempre qualcosa che ci permette, con la ricerca, con la messa in discussione, di apprendere ogni giorno aspetti nuovi. Quindi diciamo che è importantissimo avere questo tipo di rapporto iniziale, perché noi al CERT praticamente facciamo uno screening iniziale del soggetto, poi dobbiamo valutare se è un soggetto, come dire, che vuole essere aiutato, che riesce a capire che si trova in un posto dove non viene giudicato e schedato, ma dove si cerca di trovare un canale comunicativo per poterlo aiutare. Io poi ho preso qualche appuntino che vado a leggere senza cercare di ripetere quello che hanno già letto gli altri relatori. Ah, e poi c'è un altro aspetto: la comunicazione oggi, come dire, crea anche delle barriere. A parte che stiamo passando verso una formazione di identità digitale che tende a escludere un aspetto basilare, che è quello di riconoscere e gestire le emozioni, le relazioni, che oggi si basano su dei protocolli digitali, e molto spesso, come dire, deleghiamo la realtà che viviamo solo quello che apprendiamo dai telefoni, da internet. Ma l'informazione non è cultura, non è istruzione, è qualcosa di diverso, è qualcosa che ci viene dato e che però esclude altri aspetti della relazione che sono basilari. E nel rapporto con il paziente non è un rapporto univoco, ma bionico. Perché mentre, diciamo, nei casi migliori il paziente prende qualcosa dall'operatore, l'operatore acquisisce sempre qualcosa da qualsiasi incontro che fa con il paziente. Perché a parte che la sua funzione è quella dello specchio, cioè riflettere il problema che il paziente vive, ma molto spesso non è cosciente, e quindi ha bisogno di un punto di riferimento che gli trasmette quello che lui è in quel momento, nel qui e ora. E insomma, è un lavoro che richiede una certa, come dire, sì, anche una certa immedesimazione del luogo. Allora, sì, l'incontro col paziente si svolge in una cornice di incontro e di scambio informativo e relazionale umano, il cui scopo è quello di affrontare la sofferenza mentale per cercare di proporre delle risposte adeguate. Le dipendenze, con o senza sostanza, è uno degli aspetti principali del processo curativo riguardo l'accoglienza del soggetto dipendente. I primi incontri avvengono dopo uno screening iniziale che riguarda l'anamnesi del soggetto, il suo inquadramento clinico, le possibili somministrazioni di test psicodiagnostici per evidenziare le possibili comorbidità presenti nel soggetto.
Si inizia poi un processo di conoscenza diretta del soggetto, al fine innanzitutto di comprendere che tipo di bisogno, quale domanda l'utente pone all'operatore e in che stato motivazionale si trova. Tenendo presente il fatto che il soggetto tossicodipendente teme moltissimo il dolore fisico e anche quello mentale. L'attesa rispetto alla gratificazione non riesce quindi a conoscere e a gestire in grado sostanziale di frustrazione, perché è ancorato a un principio di piacere, più che un principio di realtà. La struttura cognitiva spesso mostra aspetti adolescenziali, non elaborati, e quindi lontano dal senso di responsabilità personale, e sicuramente ancorata all'idea di trasgressione all'ottanza, dalla prevalenza del nichilismo imperante, e man mano il soggetto perde proprio la possibilità di programmazione, la possibilità di sperare in un futuro migliore, si adegua alla sua situazione e si autoconvince che non potrà mai uscirne se non peggiorando. E qui poi parlo dell'aspetto la sfiducia preliminare, perché all'inizio bisogna creare una situazione di rispetto, di chiarezza e soprattutto mettere in atto anche la psicoeducazione, cioè riferire al paziente che cosa si intende fare per cercare di aiutarlo e quindi avere, come dire, il consenso del paziente per creare un contratto terapeutico. Lo scambio comunicativo serve inizialmente a chiarire che tipo di intervento e strategia terapeutica usare per poi procedere per gradi nel processo conoscitivo del soggetto, se si riesce a creare quella situazione quasi alchemica dell'aggancio della persona, la persona deve fidarsi. Il tossicodipendente è un soggetto molto spesso manipolato, però è in grado di sentire le vere intenzioni dell'operatore e quindi di reagire di conseguenza. Quindi dobbiamo in un certo senso anche mostrarci, come dire, trasparenti nelle intenzioni, per fare in modo che la persona crei un minimo di fiducia e di speranza nel percorso che vuole fare. L'importanza della parola di cui parlavo, ma la parola deve avere anche una cosa molto importante, il senso. In che senso? Il valore della parola, cioè esprimere qualcosa che sia concreta, non illusoria, e soprattutto che abbia un significato accettato sia dall'operatore che per esempio, per quanto riguardava prima, per la comunicazione tra le giovani generazioni, io ho trattato delle famiglie dove mi riferivano che all'età di 4-5 anni regalavano il telefonino al bambino e quindi evitavano tutti quei processi di responsabilità, come dire, di seguire un certo tipo di sviluppo, e potevano essere più liberi di, come dire, di vivere la propria autonomia senza, come dire, aggravarsi di questa parola molto poco di moda che oggi è la responsabilità dell'educazione nell'ambito familiare. E poi questa paura della contaminazione della malattia mentale o di quello che possa curare è stato aggravato dall'avvento della pandemia, che non ha fatto altro che, si diceva spesso, dopo la pandemia saremo migliori. Io non credo che questo sia successo, per
stato un impoverimento della relazione diretta umana. In una stanza e non vogliono interagire con nessuno perché si credono già sconfitti, hanno paura di sbagliare, quando invece lo sbaglio è basilare nella crescita, perché bisogna superare l'idea di fallimento nella persona, perché lo sbaglio aiuta a confrontarsi e a migliorarsi per il futuro. Quindi dobbiamo anche sfatare questa idea dello sbaglio, del fallimento e dell'idea di sei fuori se hai sbagliato qualche cosa nella tua relazione. Lo sbaglio è importantissimo, lo sbaglio serve a migliorare e ad ampliare la conoscenza della relazione con l'altro. Niente, poi c'è un'altra cosa che non continuo, è volevo chiudere con tre aspetti riportati nell'ambito terapeutico come cornice dall'autore Bion, che era un dottore che aveva a che fare, faceva i gruppi con gli schizofrenici, per collegarmi al discorso del dottor Marchese, alla Tarison Clinic di Londra, e lui diceva che i tre aspetti base per creare un vero colloquio terapeutico sono il non giudizio della persona, la non memoria, ma non inteso nel non ricordare la terapia, ma non stigmatizzarla nel momento, perché la terapia è sempre psicodinamica, è sempre crescita, è sempre avanzamento, e quindi non può essere stigmatizzata in un aspetto che rimane sempre uguale dall'inizio. E infine il terzo aspetto era quello di non pretendere di guarire a tutti i costi la persona. Perché? Perché lui diceva che la cosa importante non è sforzarsi verso un obiettivo troppo desiderato, ma bensì fare un percorso insieme con la persona per arricchirsi e cercare in questo modo di dare un messaggio di speranza e di cura al paziente. Grazie. Grazie dottor De Simone. Adesso c'è un altro dottor Marchese che è altrettanto importante perché è il nostro editore della Officina Editoriale di Cleto, no? Che ha pubblicato il nostro volume e auguriamo a questo volume di volare per la Calabria e per l'Italia con la sua casa editrice. Da lì? Sì, sì, qua non funziona. No, credo che non l'abbiano accesso. Grazie. Buonasera e grazie. In realtà più in alto lui mi sento un po' disabile, cioè la verità, mi sento più o meno. Adesso la comunicazione è più valida, no? Siamo esatto. Più vicini. Allora, sì, io sono l'editore di questo libro, l'avevo pubblicato con le Officine Editoriali da Cleto, poi insomma per chi vorrà naturalmente abbiamo portato le copie, per chi avrà piacere naturalmente, anzi già molti l'hanno fatto. Per chi vorrà portarsi a casa una copia di questo splendido volume. Io ho riflettuto veramente pochissimo quando Loredana mi ha proposto questo progetto editoriale, poi, ma proprio recentemente, dopo la pubblicazione, mi sono affiorate proprio alla mente delle cose che io avevo quasi rimosso, perché risalgono ad un quarto di secolo fa, 25 anni fa, quindi quando, voglio dire, ero
poco più che del bene. E questo libro sono veramente lieto di averlo pubblicato perché ha un taglio particolare. Questo è un saggio scientifico peraltro. Normalmente questo tipo di pubblicazione si fa con una voce narrante, con, voglio dire, chi ha studiato quella materia e scrive il saggio, però nel corso dei capitoli non sempre la lettura può essere agevole, cioè nel senso che ci possono essere dei passaggi tecnici e via discorrendo che possono appesantire la lettura. Questo è un saggio con un taglio scientifico, ma che ha una caratteristica particolare: all'interno non c'è una voce narrante, ma ci sono le voci dirette dei protagonisti della ricerca scientifica. E non solo, ci sono anche le voci dirette che narrano l'esperienza degli operatori e delle operatrici che hanno avuto a che fare e che hanno trattato con le persone tossicodipendenti, con sostanza e senza sostanza. Quindi io sono veramente entusiasta e onorato, orgoglioso di averlo pubblicato, perché è esattamente il taglio che io cerco nella saggistica, no? Quello che ci dà la possibilità, parlo naturalmente dal punto di vista di editore, di fare poi una divulgazione più ampia del lavoro scientifico e quindi di allargare un pubblico e avere la possibilità di proporlo anche e non soltanto a chi non è addetto ai lavori, quindi un qualche cosa che sia di più larga divulgazione. Poi mi sono affiorata alla mente delle cose, io un quarto di secolo fa ebbi a che fare con la tossicodipendenza, non la mia tossicodipendenza, mi sono occupato di tossicodipendenza perché mi ha affiorato alla mente che io sono stato direttore di coscienza e non sono ancora pronto pubblicamente a raccontare tutta quanta questa storia, però oggi mi è venuto così, un po' mi sento comunque di accennarla. Io ho fatto il servizio civile, ma non era il servizio civile di oggi, all'epoca era gestito dal Ministero della Difesa, perché eravamo obiettori di coscienza, quindi si stava non sulla legge sul servizio civile, ma sulla legge sull'obiezione di coscienza. E io feci in un comune del Cosentino i miei mesi di servizio civile, di obiezione da obiettore di coscienza, presso il servizio sociale di un comune. E noi ci occupavamo anche di tossicodipendenze, purtroppo uno lo perdemmo. E lo perdemmo a causa di un sindaco che non ci diede l'autorizzazione per fare un servizio serale. Perché questa persona, noi sapevamo che doveva partecipare ad un determinato evento, noi sapevamo che a quel determinato evento ci potevano essere delle persone, avevamo previsto ciò che poi dopo nella notte è accaduto. Vabbè, poi la storia è finita in questo modo, sono passati 25 anni, il sindaco ha avuto ciò che meritava. Perché? Non perché io lo abbia insultato, nel vero senso della parola, nei peggio modo, e lui non mi ha denunciato. Però mi fece trasferire per incompatibilità ambientale, ed è vero, io ero diventato incompatibile con quell'ambiente, con quello che era accaduto. Curiosamente fui trasferito a San Severo in provincia di Foggia. San Severo, cioè il comune non fu scelto a caso, non è soltanto il discorso di che San Severo si trova dove si trova, voglio dire, no, proprio nel comune di San Severo, c'è proprio la storia, no? Però questo sindaco, forse per una, non so, una legge al contrappasso, il destino, quello che volete, ha avuto ciò che dal mio personale punto di vista meritava, perché poi dopo, insomma, politicamente, con tutta la valanga di guai giudiziari veri che ha avuto, tutte le male fatte che aveva fatto, veri, perché è uno dei pochi politici che si è fatto in carcere dal primo all'ultimo giorno. Comunque, in quegli anni lì, poi dopo invece, occupandomi sempre di tossicodipendenza, mi affiora pure un'altra cosa. Io mi sono ricordato che a Scarcella, 5 km da qua, perché io sono originario di Fuscaldo, se dico alcune cose sono originario di Fuscaldo, a fianco alla chiesa una scritta minatoria. La ricordo da circa 26-27 anni. O Marchese, che mi hanno riferito a me, cavalca la via, quindi vai, degli eroi senza spade, che detto così significa niente, no?
per me significava tantissimo, perché nel gergo degli eroi nomadi la spada rappresenta la siringa con la quale ci si buca. Quindi il messaggio era: occupati di tutto quello che vuoi, ma non delle persone che si drogano, in particolar modo perché all'epoca erano gli anni drammatici dell'eroina. Quella scritta rimase a Scarcelli, vicino alla chiesa, quindi lì dove passano tutti, c'è rimasta 26 anni, non l'ha cancellata nessuno, si è cancellata soltanto perché hanno ristrutturato il muro e lo hanno abbattuto, quindi è inevitabile che l'aspetto sparisse. Vabbè, questi sono i miei affioramenti, quindi probabilmente per questa ragione non ci ho pensato nemmeno tre secondi, in memoria di quelle esperienze, poi nella vita si sa, no? Che un po' tutto si lega, poi ci sono questi percorsi strani che ti portano, sì, è strano, infatti, qui troviamo le prove, voglio dire, di studi di scienziati famosissimi che poi dopo. Io non voglio tediarvi oltre, sarò breve, però devo fare anche, adesso per fortuna non mi devo scusare perché salterò un po' di palo in frasca, ma non mi devo scusare perché prima abbiamo accennato, abbiamo fatto un minuto di silenzio per ricordare le vittime di questa tragedia immane che è accaduta perché pare in mare, perché pare che sia, voglio dire, una dei naufragi più gravi che la storia recente ricordi nel Mar Mediterraneo centrale. E appunto si parla di che ci potrebbero essere addirittura 600, 600, 700 vittime, con questo particolare agghiacciante di un centinaio di bambini che sembrerebbe fossero stipati nella stiva. Mi hanno emozionato le parole del mio dottor omonimo Marchese, ma non siamo parenti, non pure casualità. Mi hanno emozionato le sue parole prima in tal senso. Approfitto di questa occasione, visto che siamo in un contesto pubblico, siamo in un'aula consiliare, abbiamo anche il vice sindaco che assiste e presiede questo nostro consesso odierno. Io mi sono reso promotore nel comune di Cleto, dove vivo, banalmente, di chiedere ai consiglieri comunali di una convocazione urgente del consiglio comunale per cercare in qualche modo di fare pressioni sul governo e sul Quirinale, ma per un motivo semplice e banale, cioè non bisogna ragionare soltanto sull'onda dell'emozione del fatto che è successo, perché poi ci sono tante di quelle steccato di cutro che sono accadute, molti, voglio dire, noi addirittura nemmeno le conosciamo, non le conosce nessuno, cioè navi completamente fantasma che magari spariscono con una picco con decine se non centinaia di persone, nessuno sa niente. Mi ha emozionato tantissimo anche il Restiamo Umani. Vi racconto un inedito che può sapere soltanto Loredana e io che sono l'editore. Nella versione originale del manoscritto, si dice in gergo, le pagine di Word con su scritto per ragioni tipografiche, lì è una mezza paginetta, ma nella versione originale erano 5 pagine di Word dove c'era scritto Restiamo Umani. Questa era la forza del messaggio che Loredana ha voluto imprimere in questo testo, con questo messaggio Restiamo Umani. Allora, se noi vogliamo restare umani, voglio sapere una cosa. Grazie alle corrispondenze di un bravissimo giornalista di Radio Radicale, si chiama Sergio Scandura, pochissimi lo conoscono, solo chi segue Radio Radicale, ve la consiglio, però ieri pomeriggio Le Monde, noto giornale, noto, diciamo, e qui potrebbe essere un equivalente del Corriere della Sera italiano in Francia, ha dedicato un'intera pagina 3 a Sergio Scandura, per le sue corrispondenze dal Mediterraneo centrale proprio sul discorso migranti. Sappiate e sappiamo, di questo dobbiamo essere consapevoli, che sulle coste nordafricane in questo momento, sulla spiaggia, metaforicamente, no? Stanno lì, ci sono 100.000 persone pronte a partire, 100.000. Non li fermerà nessuno, perché sarebbe come fermare il vento con le mani. Noi dobbiamo essere consapevoli oggi, nella misura in cui il governo deciderà di mandare mezzi di soccorso fra le coste italiane e le coste nordafricane,
siamo noi che decidiamo quante persone nei prossimi giorni, nei prossimi mesi moriranno annegate, punto. Le statistiche ci dicono il 4%, precedentemente del 2%, adesso, diciamo, poi adesso con la mazzata di questi 600 questa percentuale aumenta. Stime parlano addirittura che le morti in mare rappresentano, possono arrivare addirittura al 15% di quelli che fanno la traversata, il ghiacciaio. 600.000 persone nei prossimi, cioè voi pensate che da gennaio a maggio sono sbarcate in Italia 53.000 persone, adesso sono pronte 100.000 persone a partire, cioè sono pronte oggi a partire. Questi cominceranno a partire da domani mattina che il tempo si sta riducendo. E noi queste 100.000 persone, volenti o nolenti, sono già sbarcati in Italia. Dobbiamo decidere quanti noi ne possiamo salvare e quanti che no, perché qui il ragionamento, se siamo d'accordo sull'immigrazione o non siamo d'accordo, se siamo allineati alle politiche governative sull'immigrazione piuttosto che quelle dell'ONU, piuttosto che quelle del Consiglio europeo, non c'entra proprio niente con quante persone nei prossimi giorni, nelle prossime settimane moriranno nel Mar Mediterraneo annegati. Chi si trova in mare e va in acqua e sta per affogare, sapete quanto tempo ha? 4 minuti. Noi non possiamo aspettare i tempi del Consiglio europeo per tirarli, perché? Per tirarli fuori dal rischio di annegamento. Perché nel momento in cui ti trovi in acqua, se tu sei a rischio di annegamento, ti restano 4 minuti di vita. 4. I tempi della politica non sono adeguati per decidere i flussi migratori. O siamo d'accordo, non siamo d'accordo con le politiche attuali o no, o siamo gialli, rossi, verdi, cigiellini o 5 stellini o tutto quello che volete. Queste 100.000 persone sono già partite, sono già approdate, sono già morti chi dovrà morire, già morti. Siamo noi semplici cittadini attraverso le istituzioni che possiamo decidere quante le possiamo salvare. Allora, vice sindaco, io le propongo una convocazione di un consiglio comunale aperto qui a Paola. È una proposta che le avanzo pubblicamente, una mozione la sto preparando per il comune di Cleto, la posso mandare via mail, poi dopo naturalmente la modificherà come meglio crede il consiglio comunale che è sovrano, ma una mozione in cui noi ci dobbiamo scrivere che facciamo appello al governo affinché tutti i mezzi di soccorso disponibili siano spostati sul Mediterraneo centrale per salvare oggi, non fra 3 mesi, le persone che stanno per partire, che partiranno e ora noi vogliamo no, che ci piaccia no, ok? Come prima cosa. E come seconda cosa di fare appello in tal senso, quindi di fare appello al Quirinale, al Presidente della Repubblica, affinché faccia la stessa cosa, la stessa pressione sul governo affinché ciò accada. Perché in questo momento noi dobbiamo salvare le vite, se veramente ci vogliamo spostare e discostare dalle chiacchiere, perché è bello dire che stiamo umani, ma dobbiamo fare i fatti. Io vi ringrazio, scusatemi se ho fatto questa deviazione, ma è una cosa che è impellente e che avevo proprio bisogno di dirvela. Così come avevamo iniziato con questo urlo, no? Che questo volume lancia Restiamo Umani. E dunque, prima di dare a Luciana, il nostro medico, la nostra dottoressa, le conclusioni, leggere alcuni pezzi di l'ultimo pezzo, credo, di questo volume, volevo dire che oggi avremmo dovuto essere tanti, no, da questa parte. Tra altre 3 persone importanti del nostro gruppo di ricerca oggi non sono potute venire, che sono la dottoressa Milly Politano, che è un'assistente sociale, ricercatrice, Rossanna Drua, una psicologa, e Roberto Calabria, il dottor Paola Paola. Rossana Castriosa, Castriosa. Rossana Castriosa, psicologa.
Felice sempre di parola. Francesca Ferrano è giornalissima. Il dottor Roberto Calabria, il direttore del set di Cosenza, che è il nostro grande angelo. Poi volevo in particolare salutare la dottoressa Perrotta, che è stata una mia capa, diciamo, con la quale mi sono trovata benissimo all'azienda sanitaria di Cosenza e gli affari in generale, e ringraziare tantissimo le colleghi, i colleghi di Loredana, e credo che sono venuti la psicologa, ecco, io non so tutti i nomi, insomma, tutte voi che siete. Enrigone, che è qui che lavora con te quotidianamente a Paolo su questi problemi, vero? Certo, abbiamo anche collaborato nei primi anni con Loredana, quando il servizio veniva fatto veramente mettendo a vuole venire due minuti? Al primo... ecco, un contributo del territorio, se permette. Prego. Allora, abbiamo collaborato nei primi anni in cui noi siamo passati all'ASP, e quindi sono stati anni importanti, perché importanti emotivamente, in quanto in quegli anni si lavorava veramente con grande emozione e mettendo al primo posto veramente il senso umano. Io voglio ricordare anche a questo proposito la dottoressa Sara Iannelli. Come facciamo a non pensare, no? Quando si parla di ascolto, di emozione, di umanità, di ascolto e di vera relazione basata sull'empatia, come facciamo a non ricordare la dottoressa Sara Iannelli? Enzo anche. Certo. Un applauso. Mi emoziono, scusate la mia emozione, no? Tanti quasi si meravigliano che una psicologa, una psicoterapeuta non riesca a controllare tante volte le emozioni, però io parlando di queste persone che ci hanno tanto arricchito, mi emoziono. Anche perché hanno lasciato veramente una traccia importante in noi. Adesso spesso con le colleghe si rimpiangono quegli anni, perché oggi, vedi, tu hai parlato, quando hai iniziato hai parlato tanto di ascolto, di relazione, di emozione, come una forma di intervento, di terapia. Io voglio fare un passo indietro. Dobbiamo parlare di ascolto, di empatia, di emozione, di relazione vera, come una forma di prevenzione, perché non dobbiamo aspettare, no? Ad entrare in una relazione positiva, umana ed empatica come intervento. Se noi parliamo di questi aspetti della relazione umana, del rapporto umano, no? Anche della parola, come una forma di prevenzione, e allora forse non ci sarebbe neanche tanto bisogno poi di terapia o di utilizzare questi approcci per la terapia. Non so se sono, sì, se sono riuscita ad esprimere il mio pensiero. Beh, ma ecco, questo però è un po', è una cosa complessa. Cioè, c'è molto complessa, perché se parliamo di prevenzione riguardo questi aspetti, dobbiamo coinvolgere e dobbiamo parlare anche della scuola, della famiglia. E allora, ma anche nella famiglia e nella scuola stanno venendo meno proprio questi aspetti, no? Relazionali, empatici ed emotivi. Tanto è vero che si assiste ad una involuzione della
c'è un abbassamento di quella che è l'intelligenza emotiva oggi, no? Si punta e si mira molto ad elevare la nostra intelligenza come qui, però si sta sottovalutando lo sviluppo di un'intelligenza emotiva che poi sappiamo benissimo, gli ultimi studi dimostrano che chi ha una buona intelligenza emotiva e ci preserva dai disagi, e forse quando un ragazzo si perde nelle dipendenze proprio forse perché la famiglia e la scuola non ha saputo sviluppare la sua intelligenza emotiva. Grazie per questi, queste opportunità, questi momenti di riflessione e di arricchimento. E viene fuori quella che è stato anche il tuo modo di operare e di lavorare. Grazie. Grazie a te, la sua voce vorremmo. Lei vuole dire due parole? E la sua voce che vogliamo, lo so che lei non vuole parlare. No, non vuole. Sì, lo so. Due parole no? No. No. Non ci riesce. Ma lei nel silenzio ha detto tante cose. Perché io sono voluta venire qua? Ecco. E perché? Ce lo può dire solo lei. Mi fa molto piacere che siamo così pochi, perché io volevo questo. Volevo guardare negli occhi le persone a cui ho voluto tanto bene, che mi hanno insegnato tanto, che mi hanno visto più volte cadere, più volte fare errori esistenziali, ma non mi hanno mai giudicato, mi hanno sempre sostenuto le spalle. Perché diceva bene la dottoressa Perricone e le altre, c'era questo rapporto molto stretto tra quello che noi eravamo, giovani sicuramente, ma quello che noi eravamo, desideravamo, e quello che andavamo a fare era strettamente connesso. Da qui anche tanti errori terapeutici, ma anche tante sperimentazioni che poi ci hanno portato un pochino ad essere quello che siamo. Quindi questa venuta, certo, la ricerca è molto interessante. Io vi invito non solo a leggerla, ma a farla camminare. Ma è la ricerca con voi che è stata una delle cose più belle della mia vita. E io vi ringrazio per come in questi 18 mesi ci siete stati, e con discrezione, con amore, con intelligenza. Paola è un mio bacino d'affetto enorme, è veramente un mare d'amore. Qui ho imparato tanto, ho imparato tanto della vita, ho imparato tanto di me stessa. Quando poi sono approdata nella mia città, Cosenza, ero proprio sbandata perché ci è voluto tanto per costruire gli incontri. Voi siete i miei incontri. E parte del mio cuore è sempre a Paola, con Sara, con Enzo, con tutti voi. E quindi ringrazio Maria Pia che ci ha dato questa possibilità. Maria Pia, io so che siamo pochi, forse il tuo impegno, insomma, magari prevedeva giustamente una presenza più massiccia, ma siamo. C'è chi ci è voluto essere, e c'è chi, almeno per me, era importante. Da adesso a me non importa.
Io non ho velleità, le ho abbandonate le velleità di dell'ego. L'ego è un nemico terribile che mi ha perseguitato. Sono così, con le mie ferite, ma dalle ferite posso uscire il fiore. E io questo mazzo di fiori profumati ve lo offro alle mie figlie, a voi, scusate, di solito non ho la voce rotta. Non siamo contenti. Quando ho voluto che tu parlassi, perché tu devi portare sempre la tua testimonianza, tu ci hai dato una testimonianza importantissima con questa ricerca in medicina narrativa e insieme a tutti questi docenti che hanno lavorato con te, e tu ci hai portato un percorso che sarà divulgato e non raggiungerà solo quest'aula, ma camminerà, raggiungerà secondo me tanti giovani, tante persone che troveranno probabilmente tante risposte. E ho voluto che tu parlassi proprio per questi 16 mesi, affinché tu porti sempre la tua testimonianza, perché ogni volta che tu parlerai e dovrai portare questa testimonianza, questo tuo insegnamento, questa tua testimonianza di amicizia, di lavoro, di coordinazione, ecco, questo lavoro bellissimo che tu hai sempre fatto nel sociale, con questo meraviglioso lavoro che hai concluso e che stai mandando adesso a tutti i professionisti, a tutte le scuole. Io cercherò di mandarlo anche nella nostra biblioteca, farò in modo che tutti possano avere la possibilità di leggere e approfondire questo testo, che è la simbiosi di tantissimi professionisti. E la tua voce sempre, perché ogni volta che tu darai testimonianza ti sentirai ancora più forte e testimonierai anche per le persone che non ci sono, e che ti posso garantire che con la tua testimonianza da te non andranno mai via, e da tutti i tuoi cari. Così solo potrai farli rivivere con la tua voce. Buonasera a tutti. Vieni, perché siamo in una diretta che sta facendo il dottore. Per una registrazione, che poi lo metterà a disposizione, quindi sarà una voce che sarà raggiungere a tutti. Buonasera a tutti. Sì. Dopo l'intervento emozionante di Loredana non avrei voluto neanche parlare. Volevo solo dire che mi trovo qui nelle vesti di dipendente del distretto. Di solito in questa aula consiliare io presenzio le conferenze dei sindaci al posto del direttore del distretto, perché mi occupo di territorio, sono un assistente sociale, specialista, sono una collega della dottoressa Loredana Miri. Io ho letto quasi tutti i libri di Loredana e questa potenza della narrativa l'ho sempre sentito parlare. Poi anche le emozioni di cui ha parlato il dottor Marchese conosco bene, perché insieme a Miri Brigano, che oggi non è presente, mi spiace perché ha avuto dei problemi già meno correnti, però speravo di avesse risolti, e al collega Enzo Bonomo, qui abbiamo moglie del dottor Bonomo, il nostro collega che non c'è più, siamo stati a fare teatroterapia, un progetto proprio che si chiamava allora Dentro la bolla, un progetto di teatroterapia con i detenuti o ristretti, come ci facevano chiamare allora, ed è stata una cosa molto emozionante, e tutte le parole che ho sentito dalle vostre esperienze, veramente ho rivissuto quell'emozione, è stato bellissimo, e mi ricordo tanto della presenza in questo progetto del collega Bonomo, Enzo Bonomo, e anche di Emilia Guidano, che è stata proprio l'organizzatrice di questo progetto, quello
un bellissimo spettacolo con questi detenuti che hanno indossato le maschere bianche del teatro. È stata una cosa molto emozionante, molto bella. Che dire, io sono qui, sì, nelle vesti di assistente sociale specialista del distretto e come sempre in persona anche un po' la, il mio direttore, e porto i saluti della dottoressa Riccetti come me l'ha richiesto, perché comunque lei sarebbe stata contenta di essere qui. E poi sono qui per Loredana Nigri, che io apprezzo da sempre come collega e come scrittrice. Devo dire che il suo libro Gelusa l'ho divorato in pochissimi giorni. Mi è rimasto molto impresso, mi è rimasta impressa la sua meticolosa spiegazione degli ambienti, di alcune cose di cui ho parlato che sembrano veramente delle cose un po' ecco, nascoste di tutta la storia del nostro territorio. Quindi grazie a Loredana per tutto quello che fa, continua ancora perché ti apprezziamo. Chi magari di cospetto, chi di lato, alcuni di noi che non te lo hanno mai detto, però comunque c'è sempre tanta, tanta ammirazione. Grazie Loredana e grazie a tutti quelli che hanno partecipato. Grazie. Grazie a te. Perché non sapevo che ci fosse la signora Bonomo, sì, allora a lei va il mio saluto affettuoso, so che insomma le persone che non ci sono più possiamo testimoniare solo con le nostre presenze ormai, sarebbe no? Stato qui, sarebbe stato cioè, qui e lei è qui, ci vuol dire che il suo ricordo vive grazie alle persone che rimangono e che hanno la forza di portare avanti i loro messaggi. Grazie, mi fa piacere tanto averla con lei, le chiedo perdono per non averla conosciuta, ma lei giunta insomma il mio fraterno abbraccio. Grazie a Marco Marchesi, perché... Ecco, io volevo ringraziare il dottore prima di concludere, perché noi avremo un consiglio comunale il 27 e volevo che lei questa lettera che sta preparando, eccetera, noi ci possiamo unire come comune, inviamo anche alla presidenza alla presidente Giorgia Meloni per far sì che diventi, faccia suo questo pensiero, quindi questo aiuto, perché lei già sta lottando, sta facendo vari incontri. Però per essere operativi, come lei diceva, noi possiamo sollecitare e mandare direttamente alla sua segreteria un messaggio da parte di tutti i nostri consiglieri, da tutto il gruppo consigliare e della giunta, che si unirà naturalmente a quello che è il suo pensiero, da che lei insomma viene. All'unisono potremmo lottare e stare insieme per far sì che questo soccorso sia immediato e che non aspetti tempo, che purtroppo il tempo non esiste, non può esistere in questo momento, ma solo l'operatività. Io volevo salutare e ringraziare tutti coloro che sono stati con noi e credo che l'importanza degli eventi non si giudichi sul numero delle presenze, ma sullo spessore delle presenze e sulla possibilità che abbiamo di divulgare questo messaggio, anche perché c'è uno scritto meraviglioso e quindi a che arriverà dappertutto nella nostra città e in tutti gli ambienti. Abbiamo dei professionisti che lavorano quotidianamente, che hanno lavorato dappertutto, il dottore nell'ospedale, l'altro lavora addirittura nelle organizzazioni dove ci sono i ragazzi che hanno bisogno di essere veramente supportati. Ringraziamo le strutture, il Delfino, tutti coloro che collaborano giornalmente e che lavorano quotidianamente per far sì che per i ragazzi ci sia sempre un barlume di luce e che possano essere veramente, che abbiano la speranza e la soluzione per ogni problema. Ringrazio la dottoressa che ci ha guidati e ci ha soccorsi in maniera speciale, sempre col suo sorriso, con la sua competenza. Quindi siamo stati veramente a Loredana, va il nostro abbraccio, e alle figlie della dottoressa, che sono naturalmente in campi diversi, la dottoressa, il filosofo mi pare, no? Sì. Ecco, questo rapporto, ma sempre figlio, no? Quindi abbiamo acquisito un figlio perché i fidanzati, le compagne delle nostre figlie, noi gli mettiamo il nostro affetto e quindi insomma ci ha fatto piacere avere tutti, ringrazio la dottoressa Perrotti, il dottore Greco che lavora quotidiano, l'equipe del sociologo, la nostra psicologa alla quale tutti ci rivolgiamo con grande speranza e perché ci aiuta nel nostro territorio a dare grandi risposte. Yes, sir.
innanzitutto anche. Grazie per l'invito, dottor Sardo. Io sono Paolo Failla, medico psicoterapeuta della Vizia Terme. Visto. Un grado con voi e a mio parere. Volevamo la sua voce allora, dottore, lei ci saluta. Così la riconosciamo, se vieni. Sì, per grazie. Minuti. Sì, come no. Abbiamo il piacere. Sì, grazie. Mi sono psicoterapeuta di Lomezzi. Sì, non è, sono medico psicoterapeuta, salve a tutti, salve, come si dice, scusate. No, spalla. Non è. Il dottor Sandro lo ringrazio per l'invito, ringrazio voi tutti, dicevo, operatore della sanità nelle più varie declinazioni, e mi congratulo con la lungimiranza dell'amministrazione comunale di Paola del Tirreno Positivo, che da prendere per esempio, perché queste non sono così solide queste tipo di manifestazione, di espressione, di aiuto verso i più deboli, che poi siamo tutti. Che poi siamo tutti, no? Con varie problematiche. Grazie mille. Grazie. 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 Sì, la mia voce che è la voce di mia madre, che non è molto certo. Consegno questo volume alle anime smarrite, visionarie, perdenti a volte per scelta, sempre divergenti. È una sorta di guida ad ascoltare e ascoltarsi, per potersi ritrovare, anche scomposti in mille immagini di sé, una diversa dall'altra, ma che tuttavia nell'insieme restituiscono una sorta di morfologia ombrosa, sfocata, vibrante dell'anima che ci ama. Questo libro è un condensato di pensiero magico. La vita è un'avventura meravigliosa e spaventevole. È un libro, è pur sempre un salvacondotto per il viaggio infinito in direzione zigzagata degli innumerevoli blu diversi che ci attendono. Loredana Migli.